Ciao a tutti ragazzi, in effetti sarebbe stata decisamente una migliore cosa uscire con questa giornata. Ma invece no. Ecco, bellissimo panorama, no? È stupendo. Allora, tenete presente ragazzi che non c'è un solo cartello da che sono partita per andare in quel posto che vi dicevo. Quindi ho trovato sto fiume, accontentatevi di questo panorama e adesso ripartiamo per tornare a casa perché qua mi sa che si sta mettendo alquanto a merda. Porca puttana, non vedo un cazzo. Chiudiamo. Benvenuti in un nuovo video di HP Girl Biker. Sotto la pioggia, giustamente. Non sono riuscita a raggiungere quel posto che volevo farvi vedere, però vi ho portati su una sorta di naviglio, neanche tanto distante da Milano. Purtroppo ho beccato la pioggia e più avanti di così non me la sento di andarci. Quindi quest'anno abbiamo beccato anche la pioggia. Speravo di evitare, ma invece no. Ma invece no. Ma invece no, ma va bene così, abbiamo provato un po' di tutto. E fa freddo dalla porca miseria! Comunque c'è da ringraziare di brutto Patron Metzler perché queste gomme qua mi hanno permesso di andare tranquilla prima in tangenziale a 100 all'ora, senza mai staccarsi malgrado ci fosse bagnato per terra. Comunque non escludo la possibilità di aver sbagliato strada prima, eh. Anzi, direi che è molto probabile perché, come dicevo, non c'è nemmeno un'indicazione per dove dovevo andare. Quindi, boh. Ci riproveremo un'altra volta quando avrò un po' di tempo a disposizione. Ah, comunque, giustamente oggi dovevano venire 3 miliardi e 500 milioni di persone con me, ma giustamente non è venuto nessuno per questo fantastico tempo. Tutti segoni! E allora blateriamo un po' anche in questo videino, dai! Oggi vorrei parlarvi delle 5 cose che amo di questo Duke e oggi ne ho scoperta una che anche prima era già un amore, però era un amore con dei confini. Adesso è un amore proprio sconfinato e poche palle, ecco. Allora, questo amore sconfinato e poche palle è per le gomme Messler, che tengono sul bagnato, sull'asciutto, impiega, non impiega, cazzi, mazzi, avanti e indietro, destra e sinistra e come vi pare. Davvero, davvero sono fantastiche queste gomme. Adesso vediamo dove devo andare perché non vorrei sbagliare pure la strada del ritorno. Visto che già ho sbagliato quella dell'andata, boh, tangenziale per Pavia, direi che è questa. Infatti c'è scritto Voghera, quindi direi che ci sta. La puttana, guardate il tempo che sta venendo su. Minchia, muoviamoci a tornare a casa. Minchia, minchia, muoviamoci a tornare a casa molto, molto, molto fast. Un'altra cosa che amo di questo Duke, beh, sono i sorpassi che fa. Al momento non ve li posso far vedere perché mi fido delle gomme, ma non voglio tentare così tanto la sorte. Anzi, magari ve ne faccio vedere. Dai, non c'è dietro nessuno. Dai. Perché quando apri. Si va. Ce ne sono pochi di cazzi. La moto va se si apre di brutto. E queste sono due cose. E allora
veniamo alla terza. La terza cosa che amo di questo Duke è il colore. Ah, bene, guarda, se andava di là. Sì, ma non mi fido di andarci adesso. Il colore, perché io, sapete che prima avevo un Duke 200 bianco, è stata una scelta, e la scelta è stata dettata dal fatto che ci sono caduta per terra, quindi è assurdo. Caduta per terra e quindi l'ho scelta. Questa ci sono caduta per terra una volta e quindi l'ho scelta. Ci scegliamo così, io e le Duke. Se ci cado per terra una volta, so che lei mi ha scelto. E infatti è andata così. La quarta cosa che amo assolutamente di questa Duke è il fatto che pieghi da sola. Questa moto davvero ha la capacità di scendere in curva appena tu pensi che debba scendere in curva. Se tu pensi io devo curvare in questo momento, e lei curva da sola e piega da sola, cosa che trovo veramente molto 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 bella. L'ultima cosa che amo di questa Duke, non meno importante delle altre, le ho lasciate in un ordine piuttosto sparso, è la sicurezza che mi dà. La sicurezza che mi dà mentre vado rispetto al modello precedente, che questa, quando l'ho usata per la prima volta, l'altra l'ha fatta letteralmente sembrare un cancello. Nel senso che l'ha fatta sembrare pesantissima, anche se questa pesa 20 kg in più. Nel senso che l'ha fatta sembrare assolutamente antiquata e fuori portata, e cioè proprio una differenza abissale. Io ho sentito l'abisso tra il vecchio e il nuovo modello, l'abisso di miglioramento logicamente generale. Certo, questa ha più cavalli, quindi non sto parlando di come viaggia, ecco. Sto parlando proprio in generale di ciclistica, di forme, di dimensioni, di peso, di dinamica di guida. Questa è abissalmente meglio. Un'altra cosa che amo e non smetterò mai di amare di questo Duke, beh, sono i consumi. Sono i consumi, cioè voglio dire, io quando non la tiro faccio tranquillamente 30 km litro, e quando ci giro in città ne faccio anche 34, perché non la tiro per niente in città, rimango sotto i 5.000 giri, non vado neanche in coppia. Di conseguenza, sì, direi che è un'altra cosa che amo del Duke, i consumi. L'ho scelta anche per questo, perché già conoscendo il vecchio modello, sapendo che non consumava un tubo, poi praticamente scegliendo il nuovo modello e vedendo che riusciva a consumare lo stesso ma con il doppio dei cavalli, e beh, lì è stata una gran figata davvero. Bene, quindi io adesso vi saluterei e spero che le mie motivazioni vi siano piaciute. In caso non vi siano piaciute, niente, lasciatemi un commento come al solito, sia che vi siano piaciute sia che non vi siano piaciute. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vediamo se riesco a beccare una quintalata d'acqua, perché il prossimo video sarà sulle 5 cose che odio del Duke, e sarà tragica la cosa. Un saluto da HP Girl Biker e un...
life than this. Reaching for the stars, traveling so far.